Bianconero, un premio alla carriera dalla stampa estera a lei e a Vanessa Redgrave, un doppio significato, che cos'è per lei? È una cosa molto bella, vuol dire prima di tutto che quando si ricevono questi premi vuol dire che hai fatto un buon lavoro, no? Cioè, nella vita hai fatto un buon lavoro, poi anche un incentivo per fare meglio nel futuro, perché molte volte si danno i premi perché ormai non fai più niente, invece io sono nel pieno della mia attività. Io ho appena finito un film americano a Bucarest, ne ho finito prima di quello uno inglese a Palma di Mallorca, prima di quello ne ho fatto uno a Cuba, poi prima di quello ne ho fatto uno in Canada, cioè sto sempre a lavorare. Oh no, ne ho fatto uno in Germania che è eccezionale, il caso Collini, lo sentirete parlare di questo film. Adesso ne farà uno assieme a Vanessa Redgrave. Abbiamo anche un progetto di fare un film assieme, è vero, anche questo. Marco Bellocchio, questo grande interesse, questo entusiasmo della stampa estera per Il Traditore, un film che poi, se andiamo a vedere, è tutto italiano e racconta l'Italia. Sì, questo è un personaggio, non dimentichiamo, che gira il mondo, però è un personaggio italiano, siciliano, insomma, in cui le cui caratteristiche evidentemente... È come ci insegnavano a scuola, insomma, sono o vorrebbero essere universali, insomma. È un messaggio che arriva anche se i compratori esteri conoscono il loro pubblico, pensano che questo film possa piacere anche nei loro paesi. Questo applauso anche dalla stampa estera, che cosa vuol dire per te? Che vuol dire? Ma io la metto sempre su un piano di meno male, si vede che ci guardano anche fuori dall'Italia, no? Mi sembra un riconoscimento molto bello. Noi, per noi intendo questa generazione di attori, sta facendo grandi cose, cioè insomma facciamo parte di un momento di grande globalizzazione e secondo me lo stiamo sfruttando molto bene. Penso a molti amici e molti colleghi che adesso stanno facendo film in giro per il mondo, al fatto che a me sia stata data la possibilità di fare Diavoli, no, per esempio. Quindi vuol dire che secondo me dopo tanti anni fuori ricominciano a pensare che gli italiani fanno questo lavoro molto bene, questo mi sembra bello, no? Alessio Cremonini, la sceneggiatura di Sulla mia pelle, perché tanto apprezzamento dalla stampa estera? Ma perché forse in questo modo i giornalisti stranieri che hanno modo di vederci anche un po' da lontano in qualche modo, no? Da punti di vista diversi da quelli soliti italiani, forse ne hanno compreso che è in piccola parte un racconto italiano, quindi rispecchia qualcosa di questo paese, per esempio rispecchia il fatto che 140 persone hanno visto Stefano Cucchi in quella settimana in cui era detenuto nelle carceri italiane e chi per un motivo, chi per un altro, chi per distrazione, chi per incapacità non si è reso conto di quello che stava accadendo, quindi questo magari ai giornalisti stranieri interessa, oltre a quelli italiani ovviamente. Lisa Nursultan, premio della stampa estera Globo d'Oro per la sceneggiatura di Sulla mia pelle, una cosa tosta, impegnativa. Sì, è un film che a un certo punto ha smesso di essere mio, nostro, ma è diventato un po' un film di mezza Italia e questa è qualcosa che non ci potevamo aspettare, che ci ha fatto moltissimo piacere e con un impatto emotivo forte. E su di me è stato parecchio forte anche per tutte le ripercussioni che ci sono state, quindi è un film che avrà un suo ciclo, ma ci ha dato e ha dato anche alla famiglia molto più di quanto noi speravamo all'inizio. Ne siamo molto contenti. Come ti spieghi questo applauso dalla stampa estera, dai giornalisti esteri? Sinceramente non me l'aspettavo, era già molto bello essere nella terzina, anche perché gli altri due film che sono Il Traditore e Lazzaro Felice sono film che io ho adorato, stimo moltissimo, chiaramente Bellocchio, ma le sceneggiatrici, Alice, quindi era già molto bello essere in mezzo a loro, non penso che il nostro sia il migliore, ma nel senso è stata un'annata molto felice per un gran numero di film, in questo momento è molto bello questo. Progetti futuri? Progetti futuri, ho appena consegnato un film sulle donne del nazismo, ambientato in Germania nel 1943. è un dramma, è molto diverso Sulla mia pelle però, che ha richiesto anche quello una grande documentazione, ma di tipo completamente diverso. E poi sto scrivendo una serie su un caso di cronaca storico, però non recente e non
così, così doloroso. Cioè no, oddio, è stato dolorosissimo. No, non così. Giacomo Battiato, premio Globo d'Oro della stampa estera che tiene in mano per la miglior serie in nome, nome della Rosa. Beh, è una cosa bellissima, è un'opera italiana che è andata e va, sta andando molto bene in tutto il mondo, è stata venduta a quasi 150 paesi con splendidi risultati. E tutto questo, cominciando da questo e seguendo verso i risultati, è la grande ricompensa di moltissima fatica. Ludovica Nasti, così piccola, già un premio dalla stampa straniera, un Globo d'Oro, eccolo qui, lo vediamo, per L'amica geniale. Che esperienza è stata per te? È stata una bellissima esperienza che mi ha regalato tanto e che mi ha fatto capire che voglio continuare a fare l'attrice, che è il mio sogno. Senti, il tuo personaggio com'era? Raccontacelo, cosa ci hai messo di tuo? Di mio ci ho messo l'essere me stessa, di associare il personaggio anche alla Ludovica, Lila con Ludovica, e comunque ci ho messo anche, come posso dire, il fatto di essere, di immedesimarmi il più possibile nel personaggio, quindi di essere più simile a lei. Fahim Buyan, Bangla, miglior opera prima per la stampa estera, quindi Globo d'Oro, come ti senti? No, bene, un po' inaspettato, era un film senza, cioè per me o comunque per chi l'ha realizzato, un film non, cioè veramente senza pretese, però siamo molto, cioè, onorati e felici. Opera seconda quando? Vediamo, adesso piano piano, speriamo molto presto, però insomma sono abbastanza scaramantico, quindi non dirò niente. Intanto mettiamo il Globo d'Oro sullo scaffale. Ah, quello sì, ecco. Prendiamolo, dai. Eccolo, sì, è arrivato, meno male. Davide Calvaresi, premiato per Olmo, miglior cortometraggio stampa estera, che soddisfazione? Grandissima soddisfazione. Facci vedere Olmo, scusami. Eccolo. Sei felice? Sì, lui è felicissimo. Non ce l'aspettavamo, io e lui, di ricevere questo premio. Siamo molto emozionati e spero di continuare il cortometraggio, di ampliarlo e farlo diventare un bel film. Secondo te a cosa è dovuto questo premio? A cosa è stato apprezzato dai giornalisti stranieri? Credo sia dovuto al fatto che è tutto girato con dei pezzi di legno, cioè i personaggi sono interamente fatti con degli oggetti e dei personaggi di legno. Penso sia stato questo, il fatto di aver realizzato con poco un cortometraggio utilizzando l'animazione, utilizzando gli strumenti del teatro di animazione.